schede video e mini PC per Zotac, e si parte da ben 5 varianti dell'ultima nata in casa Nvidia, cioè la GeForce 980T. Oltre alla versione reference, Zotac offre la versione 980T Amp Edition con il classico dissipatore 2 slot con 3 ventole e frequenze leggermente più alte rispetto a quelle di riferimento. Si aggiunge poi il modello 980T Amp Omega Edition, che non arriverà subito sul mercato ed è dotato di un dissipatore più alto, occupa fino a 3 slot e frequenze superiori a quelle della Amp Edition. Mentre se volete ancora di più, la versione Amp Extreme Edition alza ancora le frequenze e si differenzia per dei LED presenti nella copertura del dissipatore. Chiude le fila il modello Arctic Storm, dotato di dissipatore a liquido, che permette di effettuare overclock e raggiungere vette superiori rispetto alle altre schede. Tutti questi modelli saranno venduti a un prezzo che raggiunge al massimo circa 100 euro in più rispetto alla versione reference. Parlando invece di Z-Box, Zotac aggiunge alla vasta gamma anche un modello che permette di installare fino a due hard disk da 2,5 pollici più un modulo M2, adatto quindi a chi è alla ricerca di un molto spazio di archiviazione. Tornando invece in ambito gaming, ecco pronta la sua Steam Machine, che uscirà fra qualche mese ed è dotata di moltissime possibilità di connessione, tra cui anche una porta in standard USB-C, mentre per i più tradizionalisti Zotac sta pensando a uno Z-Box ad alte prestazioni per i videogiocatori, anche se le specifiche definitive, il nome e la disponibilità non sono ancora state decise. Grazie per averci seguito e per tutte le notizie approfondite vi aspettiamo su Tom's Hardware.